Dove sta il merito del lavoro della Regione Lazio con tutto lo staff del governo che ha collaborato? Andare a individuare cose concrete. Ce ne sono alcune che non sono previste nel patto, le avete detto. Zingaretti è da sempre uno dei principali teorici e anche pratici sostenitori della banda larga e della diffusione dell'innovazione tecnologica. Pensate a cosa può comportare. Parlavamo prima delle conseguenze della dematerializzazione della carta in sanità, ma pensate a che cosa può comportare da tutti i punti di vista. Ormai il mondo è totalmente diverso anche rispetto a 10 anni fa, quando io e lui litigavamo sull'IPT, i telefonini erano diversi da quelli di oggi, il grado di connessione era totalmente alto rispetto a quello di oggi, la possibilità di utilizzare dei servizi attraverso l'innovazione o semplicemente di ripensare il modello produttivo di un'industria, pensate alla manifattura 4.0, era totalmente altro. Allora concretezza puntuale, attenzione alla cultura, cosa che stiamo avendo, attenzione al mondo della cinematografia fino alle grandissime innovazioni che possono arrivare, io credo, dalla sostenibilità ambientale. L'Italia può giocare delle carte meravigliose in questo senso, però contemporaneamente sblocchiamo i cantieri che sono fermi, però contemporaneamente mettiamo la parola fine, e se c'è da fare una strada che da 30 anni si discute, per la parola che da 30 anni si discute, e facciamola sta strada, facciamola più bella possibile, facciamola con il controllo più efficace possibile dell'ANAC, portiamoci dentro tutto il controllo dei cittadini, mettiamo la trasparenza massima, ma facciamo finalmente accadere le cose. Non vi è contraddizione, e chiudo, tra uno sguardo alto, nobile, grande sulla politica, che riguarda l'Italia e che è quello che noi vogliamo fare. Se stiamo dando stabilità a questo paese è per farlo correre, non per tenerlo immobile. Perché se tu continui a produrre semplicemente politica politicante, non sarai mai credibile in Europa.